Eccoci qua ragazzi, sono qui sempre con Marco e niente, siamo arrivati alla terza settimana di preparazione. Come ti senti? Come stai? Bene, bene, le gambe cominciano a girare, quindi cominciamo a fare alzare la velocità sui chilometri. Niente, oggi stiamo facendo la terza settimana e la terza settimana abbiamo cominciato a mettere le gambe su ogni sessione, ok? Quindi non solo a suddividere le varie fasce muscolari, ma abbiamo inserito le gambe su ogni sessione di allenamento. Alessandro oggi si sta allenando, io ho già fatto due sedute, te ora completi la seconda. Io ho notato che adesso siamo arrivati alla terza settimana di allenamento, che sto recuperando più velocemente rispetto alle prime settimane, che veramente dopo gli allenamenti di corsa ho avuto un sacco di dolori. Invece adesso sto notando che il recupero, che è più veloce, mi sento meglio. Tu come ti senti a livello di recupero? Assolutamente, anche a livello articolare stiamo meglio. Prima comunque quando cominciavamo a correre le ginocchia, le caviglie, comunque le anche, visto che sono movimenti nuovi, ne sentivano comunque i giorni successivi. Adesso anche quando corriamo, il giorno dopo stiamo molto meglio. E quindi continuiamo così, dai, su questa strada. Ottimo. E poi niente, pure l'alimentazione, io sto curando bene l'alimentazione, non sto esagerando con i carboidrati, però sto mangiando bene i carboidrati, li metto riso o pasta. Tu come stai bilanciando l'alimentazione? Vabbè, tu mangiavi sempre benissimo. Sempre pulito, comunque carboidrati sempre puliti, quindi in più andiamo a mettere delle fonti di grassi, quindi come frutta secca, che integriamo un pochino di più, che ci aiutano con le energie. La quota proteica è sempre alta e quindi sempre più o meno sulla stessa linea. Ho alzato leggermente la quota di grassi e di carboidrati. Okay. E quindi adesso abbiamo finito la terza settimana, perché poi domani è l'ultimo giorno. E poi inizia la quarta settimana, dove praticamente dobbiamo incominciare a mettere qualche movimento un pochino più specifico della gara. Quindi inizieremo a mettere dei wall ball, un po' di burpees e iniziare a fare un lavoro più specifico. Che ne pensi? Assolutamente, cominciamo a vedere comunque la parte tecnica di ogni gesto che poi andremo a fare in gara, quindi ci andremo a sperimentare proprio quello che riproduce la competizione, e andremo a vedere, come dicevi, sia il wall ball sia la slitta, che comunque è arrivata e quindi ci stiamo cimentando anche in questo, e andremo a vedere gli affondi, che adesso li abbiamo inseriti su ogni sessione di allenamento. E quindi andiamo a vedere tutte le varie prove, cominciamo sia a livello tecnico e sia in fase di spinta. Ottimo, ma magari facciamo proprio un video su YouTube dove spieghiamo gli esercizi, se vuoi, così magari proprio le persone che vogliono partecipare all'Aerox come si possono allenare nella palestra. Io ti ringrazio Marco e niente, alla prossima. Ma te ancora non ti sei iscritto alla gara? Come scrivo adesso? No, Ali, infatti ti fai la scheda, c'è la scheda per l'Aerox, tranquillo. Cristian, noi stiamo facendo la programmazione, ok? Ci stanno tutti i programmi, Aerox 1, Aerox 2, quindi non ti devi preoccupare, ti carico quelli. Io sono arrivato già alla seconda scheda, capito? Come si è fatta bene?
vai con la prima serie di affondi, 20 kg e via. Dobbiamo arrivare oggi, ho sentito che ieri ho spinto di più di martedì mattina. Per tempo dobbiamo lavorare le slip. Thank you.
ti mando i messaggi spezzati che mi sto allenando. Stavo dicendo, noi adesso siamo in preparazione, ma preparazione seria, proprio seria, perché abbiamo deciso di partecipare a una gara e ti ho detto pure a te che fai, vieni. Tu all'inizio mi hai detto sì, poi mi hai detto no, poi mi hai detto di nuovo sì e poi mi hai detto di nuovo no. Alla gara ti devi iscrivere adesso, ok? Ma chi vuole partecipare si deve iscrivere ora. Questa carica vomito e praticamente ogni gara io va. Che sei iscritto? Giacomo. Ma tu non hai capito che gara è forse? Dai, allora, vieni domani mattina se stai bene con sto raffreddore, eh? Dai, cavolo, ti devi riprendere. Dai, vieni domani mattina, così ci sono io in sala. Ti misuro pure la febbre. Comunque sta gente non è smart. Non è smart. Cioè, ta 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 ta. Allora, mi spieghi che cos'è questo verso? È un video? Attenzione, mi stai toccando le parti intime. Parlare però. Allora, qui siamo con la nostra coach. Non mi mettere su YouTube, te lo dico, ti denuncio. Siamo con la nostra coach e oggi ci parlerà dell'Irox. Che ne pensi dell'Irox? Che non verrò mai. Perché? Quale motivo? Perché già le ho fatte, non mi va più. Basta. Già l'ha fatte, già l'ha fatte. Una dentiera e così via. Con la dentiera la lavorerai in casa. Dentiera. Uno. Due. Tre. Quattro. Brava. Digli dove vai stasera a mangiare, al ristorante con i gatti? Ristorante vegano, Romeo Cat Bistro sullo Stienze, andateci, è molto buono. Molto buono. Due, tre, quattro, aspetta! Sei. Presupponi che questa qui viene in sala e io l'unico rapporto che ho è buongiorno e buonasera. Basta! Thank you.
Io c'ho una scala nella vita. Io c'ho una scala, non hai capito? La prima cosa è il lavoro. Io ti metto sotto la macchina, non hai capito? Vabbè. Sta a toccare una cosa che nella mia scala vitale non è prima l'allenamento, l'amore. È prima il lavoro nella mia vita. E se a toccare una cosa, che ti faccio la guerra. Capito? Cioè...